L'Arezzo ha lasciato a Trestina le residue speranze di poter agganciare il Ponte d'Era. Un risultato bugiardo, perché se c'era una squadra che doveva vincere, questa era proprio la formazione Amaranto. Due discutibili decisioni del direttore di gara hanno condizionato il risultato. Al resto ci ha pensato Raso con una assurda espulsione. Alla fine tutti scontenti, i giocatori per la direzione arbitrale, l'allenatore per la qualità del gioco espresso e non concretizzato, i tifosi che hanno contestato a più riprese tutti. È difficile digerire questa situazione, ma un dato è certo: se il Ponte d'Era è primo con 10 punti di vantaggio a 7 giornate dalla conclusione, non ci vuol molto a capire che la squadra pisana è forte, ha dimostrato maggiore continuità, cinismo nei momenti opportuni e una migliore organizzazione di gioco. La conferma arriva indirettamente dalle parole di Pecorari, che ieri ha rilasciato nel dopopartita a Trestia. E loro hanno vinto tante partite 1-0. Non rischiando mai e facendo magari il gol vittoria alla fine della partita su calci piazzati. Noi analizzando abbiamo visto che il Ponte d'Era ha fatto il 75% dei loro gol su palle native. In queste categorie si decidono tante volte su palle native, come in tutte le categorie del mondo. Noi su palle native non siamo quasi mai pericolosi. E a proposito di Trestina, fanno riflettere anche le parole di Tommaso Guazzolini alla fine. Il primo anno che sono venuto qua facevamo la prima categoria, l'Arezzo faceva la Serie B, quindi tu capisci, è una sensazione abbastanza particolare. E come diceva Pirandello, così è, se vi pare.